saluto ai tifosi di Italia Football Club. Italia Football Club. Un taglio di capelli può cambiare il destino e realizzare il sogno, quello di un bambino che vuole fare del calcio un mestiere. I genitori pagano di tasca propria il trasferimento in un club importante, dove può mettersi in luce, lo Slovan di Bratislava, e lui promette, un giorno, di ripagarli. Il piccolo Marek, che di cognome fa Hamsik, segna gol a raffiche e corre dietro un pallone, anche quando rotola lontano. A 17 anni lascia la Slovacchia per raggiungere Brescia e l'Italia. È il 2004. Una presenza in A nella stagione della retrocessione e la possibilità di trovare spazio in una categoria più bassa. Nel campionato 2006-2007, quello della Super B, con Juventus, Genoa e Napoli, Hamsik alza la cresta, quella che caratterizza il suo look e che ricorda tanto un altro giovanotto, Gianmarco. Quest'ultimo è il figlio di Pierpaolo Marino, nel 2007 direttore sportivo del Napoli. Rimane folgorato da Marek Hamsik. Mi emoziona certamente, è bello sapere che gente mi vuole bene come voglio bene io a Napoli, e questo è bellissimo. Il piatto forte. Sono arrivato, ho mangiato tanta pasta e adesso mi piace tantissimo, però mi piace tutto il cibo italiano, non solo pasta, veramente il cibo italiano mi piace tutto in generale, però mi piace molto la pasta e Bresaola, che erano i miei primi piatti e mi piacciono fino adesso. E a proposito di primi, a Napoli che cucina hai trovato? È migliore, no? No, mi piace, da pizza a frittatine, a mozzarella, sono unica. Pestare, schiacciare, ovvero pinsere, come dicevano i latini. Bizzo o pizzo dal longobardo, che vuol dire pezzo di pane o focaccia. Stesso significato per il termine pita, utilizzato da arabi e greci. Insomma, sono tante variegate le teorie sull'origine del nome dato a uno dei piatti più famosi al mondo, la pizza. E quella napoletana è l'unico tipo di pizza italiano riconosciuto in ambito nazionale ed europeo. Italia Football Club, la tradizione culinaria della tua regione, sai qual è? In campo è pure a tavola è vera competizione, la storia di un paese è il piatto di un campione. Marino capisce subito di trovarsi di fronte a un giocatore importante. La sua insistenza con il presidente De Laurentiis per farselo regalare produce i frutti sperati. Hamsik va a Napoli, in un club ambizioso e importante. Sa che deve lavorare sodo per conquistare una maglia da titolare, per battere una concorrenza ancora più spietata, ma questo non lo spaventa. Conquista presto il suo posto in squadra. Scala la classifica dei calciatori con più presenze nella storia del club. Arriva a indossare la fascia di capitano. Diventa il mare chiaro di Napoli. Mi piace, sono contento di essere riuscito a fare quello che sono riuscito a fare questi anni e voglio ancora migliorare e portare Napoli il più alto possibile. Italia Football Club.